Eccoci ragazzi, quando volete ci siamo, già partiti. Allora saluto la Zac, facciamo un tentativo di collegamento con questa partita. Allora vediamo, sono appena partiti i singoli qua da Gonarsu e Udine, si stanno svolgendo le finali interregionali nord-est, così facciamo una prova di collegamento. Il wifi è quello del sindaco, per cui speriamo che tenga. Stiamo vedendo la prima partita, proprio qua è arrivata una serie B in pedana. Siamo un po' sovraesposti col bull. Vediamo se si riesce un po' a migliorare con la luce della sera adesso, tanto. Guardatevi la partita, è una serie B singolo tra Traviani Lucchia, Cecconi Stefano. Cecconi al tiro ora. Ecco qua, corretta la videocamera, adesso si vede il bull un po' più definito. Sono torneo di singolo regionale tra le squadre che erano iscritte al campionato 2022-2023, è un interregionale. Staremo 3 giorni qua con Facetta Italia a seguirlo. Questa è la serie B, set secco, chi vince 2 passa al turno. Partecipazione buona anche per i singoli, ma il bello sarà domani con le squadre. Li seguiremo su 2 pedane per tutta la giornata, mi hanno detto, quindi le partite saranno un po' più lunghe del solito. Ma così avranno la possibilità di giocare tutti, siamo qua a Gonars. Cittadina nel Friuli Venezia Giulia, proprio in centro. Location nuova. Dopo magari con le foto vi faccio vedere qualcosa, ho già caricato l'album. Siamo divisi in due palestre. Sommato non si sta malaccio. Allora diamo un'occhiata, ciao Palmo, subito mi pare che sta andando fluido, che la rete ce la mandi buona, ha zoppicato tutto il giorno. Ciao Andrea, ciao Mirko Flumian. Mirko deve essere nell'altra palestra perché, come ho detto, siamo divisi in due, lo sta sia seguendo sia sta tirando.
domani sicuramente la vedremo con la Idea Steel. Soprattutto ogni tanto butto un occhio su Facebook, così vediamo. Leggo almeno un po' dei vostri commenti. Oggi qua siamo qua a giochicchiare, diciamo è un giorno bonus di diretta in più. Abbiamo montato tutta l'attrezzatura. Però una partitella è sempre una partitella. Poi chiaramente seguirò stasera fino alle finali. Dovremmo riuscire. L'ultima volta è finita alle 2 di notte la finale, non so se ve la ricordate. Oggi, visto il numero di macchine in azione, spero di fare molto prima, perché saranno 3 giorni veramente da paura. In chiusura sul doppio 14 qua Cecconi. Serie B, quindi chiusura sia in triplo che in doppio, penso lo sappiate, ma è sempre meglio ribadire anche le basi. Chissà il palmo di Camola cosa sta cucinando in questo momento. Ecco qua la chiusura di Stefano. Ripartono. Altro leg. Ok, Mirko a casa sul divano con suo figlio, va bene, ottimo. Tenere alto agli onori dell'Idea Steel c'è Dario Focchesato, che ho visto che è incrociato prima, mentre Aurora mi pare di ricordare che questo weekend affronterà la PDC, le Woman Series, ormai la nostra ragazza di Casarsa friulana sta facendo veramente parlare di sé. Tra l'altro ho saputo anche il successo delle sue freccette, migliaia di set venduti. Ciao Sidrit. Oh, sembra che la connessione vada bene, l'audio credo che arrivi. Buoni presupposti per portare avanti questi 3 giorni. Oggi l'antipasto, domani sarà veramente una giornatona, come al solito, da decine di ore. Ciao Simone. Grazie del sostegno anche. Questo è un trivene, è un triangolare, diciamo, sono 3 regioni in questo interregionale, Emilia Romagna e Veneto, per cui ho avuto l'occasione già di incrociare parecchie persone comunque che ci conoscono solo tramite la pagina, sono venute qua in diretta a salutarci come Società Italia, fa sempre piacere. Belle frecce qua di Luca Sessantina, voglio belle raggruppate. Contestetto di Stefano,
180 si può chiudere col 180, quindi non ci sono mai riuscito. Bello chiudere col 180. Lo vedete anche alle mie spalle, macchine impegnate. Entra in tripla, qua rimane a 60 punti con questo 16 Ottaviani. C'è quelli da 132. Sessantino, chiude con la prima freccia, si va al bull. 1-1. Cade la freccia e va sul bull. Credo sia comunque più vicina. Dart the Glass contro il Cobra Kai. Parte Cecconi. Lentamente. Ciao Simone. Qui abbiamo il presidente Simone Micolini. Qua ne ho due buoni disponibili in causa Tomasetti. Buona. Ti metto la faccina che ride. Andiamo a seguire questo leg di spareggio allora un po' più nel dettaglio. È il primo passaggio di Serie B, sono appena iniziati appunto i singoli. Quindi, diciamo, una diretta di prova per vedere se tutto funziona a dovere. Poi magari più avanti ne facciamo ancora qualcuna prima di arrivare alle finali, sperando appunto di arrivare a un'ora che non siano le 2 di notte dell'altro anno. È destro, ma Cecconi ha un'impostazione, forse non lo vedete dalle camere, ma è molto a sinistra pedana. È abbastanza anomalo. Quasi tutti i destri di solito tendono a stare sulla destra. Manca per un soffio la chiusura 54, Ottaviani. Cecconi molto molto lontano. Non trova triple, se non triplo 3. Poco gli giova.
50 punti, vediamo cosa sceglie. C'è addirittura il bull, non trova la correzione, tre frecce sbagliate. Ora sarà costretto a correggere su un singolo. Possibilità di cecconi per arrivare in quota check out con queste tre frecce. 57 buone, ci entra a 158, ancora molto distante. Il 3 c'è, sballa con un doppio 17 il giocatore dei Dart the Glass. Il suo compagno anche a fianco di pedana passa al turno. Abbiamo di nuovo un 7 per Ottaviani, sempre infido. Uno doppio, attenzione, rischia di invischiarsi, ce la fa. Passa il turno Ottaviani. Beh, ottima, abbiamo testato un po' l'ornamentario. Adesso andiamo a fare due foto, aspettiamo magari le prossime partite, ne mando ancora qualcuna. Ricordatevi, domani si parte dalle 9 di mattina. Subitissimo, una veloce occhiata. Chi c'è ancora in diretta? 7.50 per una partitella. Ciao Grisi, proprio il Colle, ciao Daniele, Landi e tutti quanti. Ci vediamo fra un po' nel Tirocchio Freccetta Italia e anche il gruppo Open Dart, dove sta andando in concomitanza questa diretta. Ciao da Zach, e ci aspettano 3 giorni di freccette soft qua da Gonars.